prima volta in vita mia. Sono risalito sul tetto. Spappolato, vedete lì. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Hi guys, oggi lavoriamo di vetroresina, prima volta in vita mia, è tutto mangiato dal sole, oggi uso i guanti, usate sempre i guanti quando fate questi lavori, imparate da un certo Fabrizio che ieri si è tagliato la mano e il dito. Perfetto. Eccoci, ho già passato molto delicatamente la carta vetrata, molto delicatamente perché veramente fai così si rompe. Adesso lo lavo un po' con del diluente dell'alcol per togliere tutta la parte grassa, poi farò la vetroresina, anzi prima la resina, poi passiamo sopra il panno di vetro e facciamo la vetroresina. Prima volta in vita mia, vedremo cosa uscirà, ma sono molto confidente come sempre. Allora, adesso dobbiamo fare la vetroresina. Molto importante sono le parti che si mettono. Resina, catalizzatore. Ovviamente in Messico mi hanno venduto queste cose qua. Non c'è, questa qua è una bottiglia dell'acqua, qua c'è dei botticini. Io per deduzione dico che questo qua è un litro e me ne hanno dati due di botticini. Questo significa che ogni mezzo litro di resina ci vuole un catalizzatore. Io adesso farò un quarto di bottiglia e metterò metà di catalizzatore, vediamo cosa viene fuori. Prendiamo un po' occhio, lo so che non è l'ideale per fare la resina, ma siamo in Messico, ragazzi. E guarda, iniziamo l'esperimento nucleare. E faccio un po' alla volta, almeno se faccio una cavolata ne ho altra. Adesso proprio funziona qua, va a gocce. Chiuso. Ah, è finto. Bravo, messicani. Metà botticino e via, adesso si gira. Si miscela. Un po' come strapazzare le uova, mi hanno detto. Non in circolo, che sennò non si mischia la resina. E la strapazziamo come le uova. Comunque attenzione che qua la resina fa disastri, siamo un po' lontani dalla telecamera. Resina sarà, ma me mi sa che non sarà sufficiente questa volta, mi hanno venduto. Non sono esperto. Adesso metto la telecamera qua fissa, non so cosa riprenderò, ma non la voglio toccare una volta che inizio, perché non la voglio sporcare con la resina. Dovete capirmi, ma va bene fare i video, però. Allora, qua abbiamo un pennello, qua giriamo ancora un pochettino, proprio per miscelare. Questo per adesso non ci serve. Forbice, poi adesso non serve. Già si sta attaccando, guardate i peli della fiberglass. Hello Fabrizio. Hello Roberto. Come stai? Bien. Preparando la resina. Oh, ok. Proviamo a mirare che passa.
resistencia y duración, ¿no? Sí, sí. Y también resistente al agua. Adesso l'ho messo qui ad asciugare e poi vediamo. Ho rifatto la connessione qua dei cavi, adesso lì c'è l'oblò, lo mettiamo sopra e dopo gli faccio tutto il giunto di vetroresina, lo rendo permanente e waterproof. Bene, è venuto bene comunque, per essere la prima volta, positivo, potrei aprire uno shop di vetroresina quasi quasi. Che te lo dico a fa? Ma che te lo dico a fa? Vamo a mettere questa cosa qua, va? Non tirano neanche più queste viti. Finito. Mi manca solo rifare tutto il bordo intorno all'oblò, ma l'ho montato. Lascia passare anche la luce. Sono soddisfatto, eh? Fatto alla fine un bel lavoro con quello che avevamo a disposizione. Dopo devo fare la parte ancora dietro, però. Let's go. Devo andare a cucinare adesso. Sono risalito sul tetto, voglio fare tutto il bordo adesso, prima carta vetrata, poi un po' di lavaggio con il, come viene, il diluente sgrassante e poi facciamo la resina. Ho tirato via, c'era qui il vecchio tendalino che era marcio e sotto ho trovato una sorpresa. Questo blò è tutto rotto da ricostruire, vetroresina, ci diamo dentro di vetroresina, però qua devo proprio costruire un qualche cosa per farlo stare, proprio dargli una forma tonda a coprire. Qui è tutto spappolato, vedete lì, la plastica marcia dal sole. Allora, il progetto qua si sta allungando e non voglio allungare troppo il video, aia, perché l'oblò nuovo che ho trovato rotto, il ventilatore che c'è d'aspirazione funziona e per questo non mi va di coprirlo tutto e sigillarlo completamente. È per questo che sto cercando con questa rete di costruire un nuovo oblò
lasciando degli spazi d'aria, che così la ventilazione dell'aria sarà salva. Questo però lo vedrete probabilmente la settimana prossima. Vi farò fare un tour di tutta la vetroresina che ho spalmato sull'RV americano, perché ci sto dando, guardate qua, guardate la vetroresina. E qui c'è un'altra bottiglia nuova di vetroresina e poi altra vetroresina. Spalmiamo vetroresina come se non ci fosse un domani, ragazzi. Noi ci vediamo con un nuovo video molto presto, domani. Ciao! A new place, a new home, for a while, let me feel alive.